dire l'uva, Beh, perché siamo la insomma, principale. sulla parte Sì. ovviamente che riguarda l'immigrazione, sulla prima parte credo che abbiamo sgombrato il campo Assolutamente. da qualsiasi dubbio, tutti in questo studio, anche con opinioni differenti. Sì, noi siamo la principale forza politica che vive la rete, non c'è dubbio. Siamo nati in rete e continuiamo a essere, quindi ci rendiamo perfettamente conto come la piazza virtuale sia di fatto una piazza reale. Quindi è anche giusto che ognuno si prenda responsabilità di quello che scrive dietro una tastiera, questo è fondamentale. Poi va anche detto che i singoli personaggi pubblici devono stare un pochino attenti alle parole che usano. Io penso, ad Ecco, esempio, pochino quando, scusi Duva, ma se qua, il posso un fatto che attimo, Grillo disse che io cosa vorrei. faresti alla Boldrini in Paolino, macchina, lei come se lo allora, spiega? intanto No, questa me lo cattiva, dica! lo dico subito, Me lo la dica! cattiva abitudine che aveva anche da presidente di interrompere le persone mentre Ah, ma parlano, ed era terribile cattivissimo! quando lo faceva da presidente, anche adesso è Vabbè, terribile, però allora. È è terribile! Non lo terribile. fa mai Comunque, in nessuno! generale, io avrei fatto sentire la canzone del Maggio di De André in macchina alla presidente Boldrini, visto che passavamo dalla tagliola, ci aveva tolto il dibattito, tagliato il dibattito parlamentare, Voi e poi le che non ci sono. avete fatto discutere la legge Questo di riguarda bilancio, la scorsa legislatura, ci sono, la legge diciamo, di delle bilancio, ruggini. Quindi Duva, né in sicuramente. commissione né in aula. Poi è chiaro che quando un personaggio pubblico si permette di dire a milioni di elettori che sono potenziali stupratori, è chiaro che lì Quelli che è dicevano successo la vorrei questo. stuprare, perché questi Ha erano i detto, commenti. posso? Ha detto a Questi tutti gli erano i elettori commenti. 5 No, Stelle. quella è stata la manipolazione del mio tweet, caro Duva, e c'è anche un procedimento. Che tweet? È un tweet Sì, terribile, era il doveva furto riguardare. d'identità, un furto Ma d'identità quando in mai cui furto si è. d'identità? Furto d'identità? Duva, furto della mia identità personale, certo, hanno usato la Ma mia foto, lei ha detto io ho in televisione detto potenziali no, io stupratori, in lei ha detto detto in in trasmissione TV, chi potenziali ha stupratori. scritto quei commenti in cui mi si Poi a me augura poco lo interessa. stupro, Sì. quelle persone che hanno detto io gli farei questo, questo e quest'altro, non ripeto per ovvi Sì. motivi, sono potenziali stupratori. Coloro che hanno scritto e non ho dato l'identificazione politica, coloro che hanno scritto questo e ieri, voglio dire, avevamo tutto il materiale anche su questo Beh, ce l'hanno perché. rubato l'identità per ripetere lo stesso tweet, per scrivere in un tweet quello che lei ha detto in trasmissione, non ho Io in capito. trasmissione ho detto questo, non ho detto i militanti Ma del comunque Movimento a me 5 ah, Stelle, ecco. io ho detto coloro che. No, no, perché questo è bene Quelli che hanno chiarirlo, adesso così non scritto lasciamo questi margini. commenti di Sono contento dopo stupro. 5 anni di sapere di non essere un potenziale stupratore per la presidente emerita Boldrini, sono contento di No, mi questo. siete chiariti di questo. Grazie. Ma guardi che non Questo c'è da grazie, ridere. sono Lei contento. ride di Di una cosa chiarezza che come dobbiamo fare questa? nei confronti di chi ci No, segue. no, lei Mi sono ride. sempre sentito offeso No, da ma questa sua lei definizione. evidentemente ha usato una manipolazione per darsi una giustificazione. Io ho detto, coloro che scrivano, io la Boldrini la stuprerei, sono potenziali Quelli stupratori. sicuramente. Questo era Quelli tutto sotto il va commento, bene, quello cosa certamente. faresti alla Boldrini in macchina. Avete suscitato questo. E chi ha scritto questo è un potenziale stupratore. Mi Ma no. dispiace, è molto semplice. Non ho mai detto Ma no. i. Come dire, i Ma gli elettori, militanti, gli sono contento. elettori del Movimento 5 Stelle. Io non l'ho mai Allora, detto. grazie. C'è un'emergenza democratica, lo ripeto, e quindi questa cosa deve essere trattata con la massima serietà. Era istigazione alla violenza. Istigazione alla violenza. Chi segue questo blog, chi partecipa a questi sondaggi, non so neanche come chiamarli, non ha interesse a confrontarsi sui contenuti, ma a offendere, a umiliare dal punto di vista sessuale. Quindi questa è una cosa veramente che è inaccettabile. Questi sono, come dire, quasi dei potenziali stupratori, perché la gran parte di questi che hanno commentato Era un'istigazione questa cosa qua, diceva lei. erano, come dire, facevano suggerire questa ipotesi.